E siamo arrivati allo scaffale, l'ultima parte di questo venerdì sera insieme ad Oltre le differenze. Iniziamo con i consigli per la lettura di Lalla. Ciao a tutti, stasera parliamo di letteratura europea. Infatti ho letto per voi Saib, i diseredati d'Europa, vista con gli occhi di uno schiavo del consumismo, di Nenad Velikovic, edito da Controluce nel 2009. Nella Sarajevo post-bellica, Saib narra, attraverso 77 email inviate dal protagonista al suo amante rimasto in patria, la storia di un giovane inglese giunto in Bosnia per una missione umanitaria. L'uomo si trova a vivere la sua condizione di omosessuale in un paese estremamente conservatore e tradizionalista e trova nel suo autista un interlocutore sempre pronto a mostrargli le cose da un differente punto di vista. È una satira pungente sulle contraddizioni, sui falsi miti, sulle ottusità della società di massa occidentale, incapace di interpretare le differenze se non attraverso gli scontati cliché del modello consumista. Inoltre poi questo romanzo punta il dito anche contro l'Occidente e le varie ONG che sprecano tempo e risorse in progetti spesso surreali e di dubbia utilità. Come sempre, grazie a Lalla e a venerdì prossimo. Abbiamo poco tempo, Ele, è ancora un ospite da sentire, quindi passiamo subito al cinema. Cosa ci consiglia la Rory? Per quanto riguarda la nostra cineteca, torniamo al tema del divieto per gay e lesbiche di entrare nell'esercito americano con un film ispirato ad una storia vera. Il titolo è A Marine Story del 2010, regia di Ned Farr. È ambientato nel 2008 durante la guerra in Iraq e il dibattito nel Congresso americano sull'abolizione della norma Don't Ask, Don't Tell. Abolizione che non arriva in tempo per la protagonista Alex, ufficiale della Marina, che in un periodo dove a nessuno è permesso di lasciare il servizio militare viene congedata per condotta non adatta ad un ufficiale, in altre parole perché accusata di essere lesbica. Ma non è tutto qui, perché tornata nella sua deserta cittadina le autorità locali le chiedono di allenare per un campo di addestramento la bella ma mordace Saffron, e tra le due donne la sottile ma intensa lotta farà scattare una forte attrazione reciproca. Le voci sui veri motivi per cui Alex ha abbandonato l'esercito però rischiano di rovinare tutto. Una storia toccante che coraggiosamente affronta gli stereotipi negativi e i pregiudizi che colpiscono le lesbiche e i gay desiderosi di servire la propria patria. Questo lo voglio proprio vedere. E allora Nati, è arrivato il momento di sentire al telefono l'ultima ospite di stasera, giusto? È con noi Serenella Pallecchi, presidente provinciale dell'ARCI. Benvenuta ad Oltre le differenze, Serenella. Grazie, buonasera. Serenella, sappiamo che l'ARCI si spende molto contro ogni forma di discriminazione. Recentemente avete anche portato a Siena lo spettacolo Razzismo Basta di Andrea Rivera, e su quello che riguarda il mondo LGBTQ c'è qualche progetto in cantiere? È nostra intenzione lavorare su questi temi che ci stanno molto a cuore. Noi già dall'anno scorso abbiamo lanciato una campagna che è La Forza delle Differenze, che riguarda in generale qualsiasi forma di intolleranza o discriminazione, e lo spettacolo di Andrea Rivera rappresenta sicuramente il punto finale di un percorso che abbiamo fatto con un gruppo di ragazzi e ragazze all'interno della web radio dell'ARCI di Siena, che è Radio Labo, dove per vari mesi si sono succeduti una serie di programmi, anche in collaborazione con il Movimento Pansessuale di Siena, dove abbiamo ragionato su questi temi, e spero che questi programmi, sono tuttora si possono ascoltare sul nostro sito, possano servire a far riflettere. Oltre a questo, e a partire da questo, noi stiamo preparando un progetto che partirà a breve e che coinvolgerà ragazze e ragazzi, adolescenti e giovani che frequentano i centri giovanili che l'ARCI gestisce. Ne abbiamo due a Siena. Questo perché abbiamo visto chiaramente la differenza tra i giovani che sono già comunque impegnati in politica, nell'associazionismo, e che quindi hanno un livello di sensibilizzazione diverso rispetto invece a un servizio pubblico, diciamo, dove arrivano giovani che hanno varie sensibilità, anche varie culture. Questo progetto, che si chiama All'improvviso il genere, è un progetto finanziato dalla Regione Toscana all'interno del percorso della legge sulla cittadinanza di genere. Si svolgerà attraverso una serie di laboratori teatrali e l'obiettivo è quello di ragionare e riflettere sulla decostruzione di stereotipi che spesso i ragazzi hanno nei confronti di omosessuali, lesbiche, transessuali, e anche nel rapporto nel genere uomo-donna. Quindi questo è un progetto a cui teniamo molto, e chiaramente il lavoro che noi facciamo tutti i giorni non si vede, non è, diciamo, né un evento pubblico né un'iniziativa, è il lavoro che facciamo nel nostro mondo, nelle nostre basi associative, nei nostri circoli, perché noi abbiamo deciso che con linguaggi diversi, con modalità diverse, bisogna andare direttamente nei luoghi e parlare, ragionare con i nostri soci, con quelli che frequentano, partecipano al nostro mondo associativo. E è questa la parte che io dico sempre, tra virgolette, il lavoro sporco, e non si vede ma viene fatto quotidianamente. Noi dall'anno scorso, e questa campagna la portiamo nei nostri circoli, in qualsiasi situazione, c'è
cerchiamo appunto di entrare con questi temi dentro delle realtà che sappiamo tutti benissimo non sempre questi temi sono all'ordine del giorno, quindi facciamo anche abbastanza fatica, però credo che questo sia un dovere morale per noi, siamo dirigenti di questa associazione, quello di diffondere il più possibile l'accettazione, il riconoscimento e la valorizzazione dell'identità di ognuno. Benissimo, grazie mille Serenella di essere stata con noi, a presto. Grazie a voi, buonasera. Passiamo agli appuntamenti da mettere in calendario. Sì, infatti è tornato la Perilachi, la pericena gay, lesbo e friendly con DJ tutte le domeniche di ottobre, ma in una nuova location, il caffè Music Bar, l'Officina in via Il Prato a Firenze. E se restiamo a Siena, tutti i mercoledì ci aspetta l'Apiripan organizzato dal Movimento Pansessuale di Siena, l'appuntamento allo Zest in Costa di Sant'Antonio 13. Vi segnaliamo inoltre Gay Day 2, una web radio nata a maggio scorso che va in onda tutti i giovedì alle 21:30. Aggiungetevi al gruppo Facebook Vergogna No all'Omofobia e lì troverete il link su cui ascoltare il programma e i podcast delle precedenti puntate. E purtroppo è finita anche questa puntata. Vi ricordiamo come rimanere in contatto con noi per mail a redazione.oltrelediferenze@gmail.com o per telefono al 366-2809-050. Oppure attraverso il nostro blog oltrelediferenze.splinder.com e la nostra pagina Facebook e potete postare e commentare. Anzi, dovete. Assolutamente, direi. Ma non dimenticate la rubrica di approfondimento speciale Oltre le differenze sul sito www.lanazione.it/siena, ma anche i nostri video che potete rivedere sul canale YouTube. Tutta la redazione vi saluta e vi aspetta venerdì prossimo, pochi minuti dopo le 21, sulle frequenze di Antenna Radio S o in diretta online dal sito www.antennaradios.it. Questa settimana lo dico io, per andare insieme oltre le differenze. Il venerdì dalle 21 alle 22 su Antenna Radio S. Oltre le differenze.